Parliamo adesso della nuova linea, della tranvia, della nuova area, della piana attorno all'aeroporto di Firenze. Il presidente della Toscana, Enrico Rossi, fa il punto della situazione. Il provvedimento principale che abbiamo preso è stata la revisione degli impegni sui fondi europei, sui fondi comunitari, e diciamo quello che interessa di più, di maggiore attualità, è lo stanziamento di 80 milioni per il prolungamento della tranvia da Peretola verso Sesto e dall'Aleopolda verso le piagge, quindi verso Sesto Fiorentino e verso Campi Bisenzio, come atto fondamentale di tutto il progetto di riqualificazione della piana, fortemente chiesto anche dai sindaci. Sempre nella revisione dei fondi comunitari abbiamo destinato 57 milioni per il microcredito, faremo bandi, sappiamo che soprattutto sono le piccole, piccolissime imprese che hanno bisogno di sostegni. E con le decisioni di oggi noi saremo già in grado, nei primi 2 mesi dell'anno nuovo, di poter fare i bandi per assegnare ai piccoli imprenditori di tutti i settori, commerciali, industriali, produttivi, turistici, uffici che vogliono aprirsi, finanziamenti del microcredito per poter partire. Insomma, la parte che viene più esclusa anche chi ha maggiori difficoltà in generale di accesso al credito. A questi 57 milioni abbiamo anche aggiunto altri finanziamenti per fondi rotativi su bandi che avevamo già assunto e che serviranno a chiudere positivamente questa partita e ad aprirne a primavera dell'anno prossimo una nuova. Un altro punto importante di decisioni assunte in giunta riguarda la realizzazione della pista ciclabile tirrenica attraverso anche l'utilizzo anche qui di fondi europei partecipando ad un bando a cui lavorano più regioni, la Toscana ma anche la Campania e altre regioni francesi, quindi due decisioni importanti.